Sì, ora ci siamo, ok. Ok, allora la prossima presentazione è di Lorenzo Gobbo che parla proprio di gli appena evocati sistemi di indicizzazione automatica, quindi sembra che abbiamo fatto le cose per bene e infatti le abbiamo fatte per bene. Prego, grazie. Allora, l'intervento mira a presentare i risultati della sperimentazione condotta per la lingua italiana di sistemi di indicizzazione automatica, in particolar modo del software ANNIF. Prima qualche informazione di contesto per capire meglio. La sperimentazione è stata avviata all'interno del servizio di web archiving curato dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze come possibile soluzione alla gestione delle collezioni di web archiving, quindi di documenti nativi digitali. Il web archiving si caratterizza infatti per l'elevato numero di risorse da gestire, da archiviare e gestire, e la loro varietà, che infatti le pagine HTML sono dei contenitori di risorse di tipologie e formati diversi. C'è un asterisco anche per affrontare le cose dette prima: secondo gli standard di accessibilità e archiviabilità, ogni risorsa multimediale dovrebbe essere accompagnata da una risorsa, da una descrizione testuale. È possibile, dovrebbe essere quindi possibile gestire anche le risorse multimediali come elementi testuali. La mole di documenti da gestire è tale da imporre strumenti di automazione, sia per la raccolta di copie da depositare per la conservazione permanente, sia per l'estrazione automatica tramite web scraping di informazioni che possono essere utilizzate come punti di accesso controllati alle risorse. In particolare, la possibilità di disporre di porzioni testuali come metadati, più che come dati, permette di estrarre dei punti di accesso semantici alle risorse. Subito che andrò un po' veloce perché è molta, molta roba. È stato quindi scelto di testare ANNIF. ANNIF è un software completamente open, sviluppato dalla Biblioteca Nazionale di Finlandia, che supporta molteplici algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale per l'indicizzazione automatica per soggetto di testi, appunto. È nativamente sviluppato per le lingue finlandese e inglese, ANNIF è indipendente da un singolo vocabolario, può quindi essere addestrato per qualsiasi lingua e su per qualsiasi standard. Partendo quindi da questo schema e questa pubblicazione, che è la pubblicazione con cui hanno ufficialmente proposto la versione in produzione di ANNIF, sono stati valutati quali fossero, diciamo, i requisiti fondamentali per intraprendere un percorso di questo tipo, una sperimentazione di questo tipo. E gli elementi fondamentali sono risultati essere essenzialmente tre, quindi disporre di un corpus di addestramento classificato secondo lo standard desiderato, l'avere a disposizione un tokenizzatore in grado di trasformare i termini in stemmi per la lingua italiana e associarli ai termini del vocabolario e quindi il vocabolario da cui estrarre i termini, in questo caso il thesaurus del nuovo soggettario. La sperimentazione è stata divisa in quattro fasi, sia per avere il tempo di preparare le collezioni di documenti, sia per comprendere meglio il funzionamento degli algoritmi. In una prima fase sono state create delle collezioni di grandezza diversa per vedere la scalabilità e il potenziale di miglioramento dei singoli algoritmi, utilizzando solo il thesaurus del nuovo soggettario come vocabolario. In una seconda fase si è provveduto ad aggiungere ulteriori titoli e ad arricchire il thesaurus, il vocabolario, con liste di autorità esterne, specialmente per quanto riguardava i nomi di entità esclusi dal thesaurus. In una terza fase sono infine stati aggiunti degli abstract, quindi ulteriori porzioni testuali per l'addestramento degli algoritmi e si è intervenuto direttamente sui parametri dei singoli algoritmi per ottenere i risultati più alti possibili. L'ultima fase è consistita nell'attivazione dell'interfaccia grafica, in quanto ANNIF sia un programma a riga di comando, è stata scelta il modo di presentare sia gli algoritmi sia i risultati prodotti dagli algoritmi. In questa sede non è possibile, diciamo, affrontare i vari algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale diciamo, singolarmente, ma si possono suddividere essenzialmente in tre macro-categorie. Gli algoritmi che seguono un approccio associativo, diciamo, ricercano all'interno del modello di addestramento dei casi ritenuti semanticamente simili e emulano, ripropongono gli stessi soggetti attribuiti da agente umano, quindi non fanno altro che riproporre dei dati per cui è già stato passato, è già passati per l'addestramento. Gli algoritmi lessicali, che seguono l'approccio lessicale, invece, sono progettati appositamente per funzionare tramite un vocabolario scos, quindi riuscire a estrarre delle parole dal testo e ricondurle ai relativi concetti. Sulla base del modello utilizzato per l'addestramento,
gli algoritmi tornano poi i risultati in modo più simile possibile a quello attribuito da agente umano. Quindi non è un'estrazione di parole chiave, è, diciamo, la replicazione della scelta del processo decisionale effettuato dal catalogatore. Il formato del vocabolario è particolarmente importante. Perché? Perché ANNIF supporta due tipologie di vocabolari, di formati di vocabolari. Una versione TSV, che è composta da una lista di coppie, URI e relative etichette, oppure una versione strutturata, SCOS, che permette di rendere esplicite le relazioni e la gerarchia tra i termini che gli stessi algoritmi sono in grado di comprendere. Dal momento che il lavoro di aggiornamento di una versione strutturata era sicuramente fuori dalla portata della sperimentazione, è stato possibile intervenire esclusivamente sulla versione TSV, quindi la versione semplice, quindi una coppia di URI e etichette. Da un primo test, infatti, è emerso che più del 50% dei termini utilizzati per la classificazione della bibliografia nazionale italiana, che è stato il corpus utilizzato per l'addestramento, non erano presenti all'interno del vocabolario del thesaurus, soprattutto inclusi i nomi di entità. Si è provveduto quindi a integrare il vocabolario con liste di autorità esterne, specialmente per la copertura dei nomi di entità, fino ad ottenere un vocabolario di più di 230.000 termini. Una volta ottenuto un vocabolario completo, è stato convertito il corpus di addestramento nel formato accettato di ANNIF, quindi le stringhe di soggetto sono state ridotte a singole parole chiave, mentre per ogni testo è stato convertito in coppie di file omonimi, uno appunto contenente il testo e un altro contenente i soggetti relativi al testo. Per quanto ANNIF può essere descritto come un toolkit, più che in quanto non supporti solo gli algoritmi, ma anche più sistemi di valutazione dei risultati, sia per un singolo documento in cui vengono suggeriti dei soggetti e con loro un valore di confidenza che ne indica l'affidabilità, oppure per un'intera collezione di documenti in cui vengono proposti dei risultati, la valutazione viene proposta secondo diversi parametri. Nel dataset, tutti i dataset utilizzati per la sperimentazione sono stati pubblicati, dopo vi darò il link, e sono presenti tutti i risultati secondo tutti i parametri, quindi potranno anche essere rieseguite alcune valutazioni a posteriori. Cosa è emerso da questa sperimentazione? La prima fase, in cui sono stati usati appunto collezioni di documenti differenti, di grandezza differente, ha permesso di vedere come un approccio puramente quantitativo non comporti necessariamente un miglioramento dei risultati. Anzi, nel primo caso, per gli algoritmi associativi, i corpora con 110.000 documenti contenevano entrambi al loro interno i documenti usati per la valutazione dei risultati. Nonostante entrambi li contenessero, il 10.000 titoli danno un risultato minore, in quanto vanno solo a un approccio puramente quantitativo non fa altro che creare confusione invece che migliorare il risultato. Un atteggiamento, un trend confermato anche dalla seconda fase, in seguito all'introduzione di liste di autorità esterne di altri 20.000 titoli, e anche in questo caso l'aggiunta indiscriminata di titoli non ha portato a un miglioramento dei risultati. A influire sensibilmente sui risultati è invece la quantità di testo passato. Quindi, utilizzando i soli titoli, il risultato di indicizzazione era insufficiente. Con l'aggiunta degli abstract, tutti gli algoritmi testati hanno registrato un netto miglioramento. E in seguito a un ulteriore test è stato visto come un full text, nel caso specifico, sia in grado di fornire molta più informazione rispetto a un singolo abstract, per quanto semanticamente valido. Quindi più test è possibile passare agli algoritmi per l'addestramento, maggiore il risultato che si otterrà. La quantità di test utilizzato non è influente solo per l'addestramento degli algoritmi, ma anche per la valutazione, per il suggerimento dei soggetti del test elaborato. Per lo stesso livello di addestramento è stata infatti eseguita l'indicizzazione per tutti i migliori algoritmi e le migliori combinazioni di algoritmi su collezioni di documenti di lunghezza diversa, prima su soli titoli, poi titoli più abstract e poi sui full text. Sulla base della lunghezza del testo analizzato, il miglior algoritmo, l'algoritmo più performante, cambia.
era previsto un demo, ma non potendo attaccare il mio computer non è stato possibile, diciamo, attivarlo. Nell'attivazione dell'interfaccia grafica e nella scelta della presentazione dei risultati degli algoritmi è stato quindi scelto un approccio che permettesse in un primo momento di verificare la copertura per un singolo ambito, per uno specifico ambito disciplinare, in cui il valore di confidenza dato dall'algoritmo permette di capire quale sia il grado di copertura per quello specifico ambito. E poi una scelta, diciamo, basata sulla lunghezza del testo da indicizzare. Quindi, sulla base della qualità della lunghezza del testo, la combinazione di algoritmi più performante cambia. In particolare, utilizzando la stessa combinazione di algoritmi, ma utilizzando una diversa versione del vocabolario, quindi in questo caso utilizzando la versione SCOS del Thesaurus, è possibile ottenere anche con i soggetti la notazione DUI di terzo livello. Quindi, insomma, fare una... offrire ancora più informazione. Cosa ha permesso di capire, e spero di poter far risparmiare del tempo a chi decidesse di approfondire questo tema. Allora, prima di tutto, un approccio quantitativo è meno importante, meno influente di un approccio qualitativo. A livello matematico, per, diciamo, un corretto riconoscimento di tutti i termini del vocabolario, ogni termine dovrebbe ricorrere in almeno 10 esempi all'interno del corpus di addestramento. Allo stato attuale, con 30.000 titoli, più del 90% dei termini non raggiunge questa soglia. La seconda considerazione è che, in mancanza di un vocabolario SCOS completo, sarà possibile intervenire esclusivamente sugli algoritmi associativi, che quindi, in cui sarà quindi necessario offrire più esempi possibili da cui l'algoritmo possa desumere ed emulare un risultato. E come ottenere dei risultati migliori anche da qui in futuro? Agendo su un duplice, si propone di un'azione su un duplice fronte. Da un lato aggiungendo soggetti a quei titoli che sono soggettati con un solo soggetto, dopo la riduzione delle stringhe, chiaramente. E dall'altra parte aggiungendo dei titoli in modo ragionato, quindi evitare di, per esempio, buttare dentro milioni di documenti senza cura, ma anzi di inserirli sulla base dei termini che si vuole ricorrere un numero adeguato di volte. Tutto un lavoro di normalizzazione del corpus di addestramento, oltre che a migliorare i risultati dell'indicizzazione automatica, permette anche di ottimizzare l'indicizzazione dell'esistente, quindi di bonificare i metadati esistenti. Questo non si configura come una sfida tecnologica, ma si configura come una sfida biblioteconomica organizzativa, cioè non si può delegare alla macchina alcun tipo di processo decisionale. In questo senso, la tecnologia può essere utile nello sviluppo di strumenti che semplifichino questo lavoro da parte dei bibliotecari. Una volta che si avrà un sistema, diciamo, in produzione, sarà possibile assistere all'evoluzione del lavoro del catalogatore da esecutore a supervisore. Chiaramente, la parentesi, questo non ruberà il lavoro a nessuno, anzi, dovrebbe crearne tecnicamente. Per raggiungere la produzione è stata proposta nella sperimentazione, cioè alla fine dell'esperimentazione, una serie di passaggi necessari di interventi da fare sia sul corpo di addestramento sia sul vocabolario di riferimento. Diciamo, la sperimentazione non è ancora pubblicata, ma verrà pubblicata a breve, però è una cosa di cui, insomma, siamo contenti di poter, fieri di poter dire, è che sono stati pubblicati su GitHub, su questa pagina, tutti i documenti, script, risultati, collezioni di documenti, tutto quello che è stato utilizzato per fare la sperimentazione. Con questo materiale è già possibile crearsi un'istanza localmente di ANIF e, insomma, testarla e già applicarla in alcuni casi, e soprattutto verificare i risultati della sperimentazione da me condotta. Quindi tutto trasparente, insomma, tutto si può rivedere e valutare. E niente, ci terrei a ringraziare la dottoressa Chiara Storti, senza la quale non sarei qua, ovviamente. Grazie. Ah, ci sono domande?